mi ricordo tutte le cose del fascismo che appunto ci facevano fare, io ero figlio della ruba, così chiamavano quelli piccoli, insomma, no? Il piccolo balilla, avanguardista, insomma, tutta la gerarchia Si era fascista. figli della lupa fino a che età? E beh, dunque, andavo all'asilo, io dunque, a Garbanella, 10, io ho delle Forse. fotografie pure, ce l'ho pure qui, de quando, della classe, come ce l'addobbavano la classe, no? Sulle pareti tutte azioni di guerra, della guerra, quella 16-18, insomma, tutte Quindi. gesta così, mettiamo sul banco, ci mettevano delle bombe a mano, di quelle scariche, no? Come calamaio per tingere, perché noi scrivevamo la penna, c'era il pennino di ferro, no? Sarche, si tingeva, si scriveva con quello. Oddio, eravamo parecchi, ogni scuola eravamo più di una quarantina, tanti, ogni classe, diciamo. Io non è che sono stato un grande, sì, che dite? Sono andato avanti, ho preso le elementari, poi purtroppo nel 1936 morì mio padre e rimasi orfano con mia madre, solo con mia madre sono cresciuto un po', mancanza di mio padre, e per quella è stata un po' la... Sono nato a Piazza Vittorio, a Via Ferruccio, sono nato io, sono centro di Roma, se diciamo. Però dopo, a 2 anni, mio padre, perché era barbiere, mio padre, si è trasferì, ha preso, gli hanno dato casa alla Garbatella, che erano case popolari, e siamo andati a abitare lì. E lì sono cresciuto, appunto, anche alla scuola, allora si chiamava Michele Bianchi, e adesso Damiano Sauri, non so come si chiama, il nome del famoso Quattrumvirate. E sono cresciuto lì alla Garbatella. Particolari, non io, ma mio fratello, ha conosciuto e ha lavorato con Alberto Sordi. Alberto Aveva. Sordi, allora, c'era l'ottica meccanica, che faceva delle foto, era inventato un sistema per fare le mappe catastali, così con un certo... E lui ci lavorava il fratello. E mio fratello ha lavorato col fratello, però un buon periodo c'è stato anche lui personalmente, che ha lavorato lì. Prima di fare l'attore. Sì, avevano 15 anni, così, 15-16 anni. E lui abitava a Garbatella, Alberto Sordi. Non lo Sì, sapevo. sì. Di abitare alla Garbatella, poi dopo più per Trastevere, lui dice, Lei e è. beh, la Garbatella era tutto un centro popolare, perché erano tutte case popolari, e quello era un terreno che i Tordonia avevano ceduto all'istituto case popolari, per costruire per gli operai, insomma, per classe. Invece poi dopo, all'ultimo, l'istituto si stava vendendo, anzi, buttò più casa mia, casa dove ci abitavamo noi, ha cominciato a buttarle giù perché vendeva i terreni, e invece è uscito fuori poi Lordogna, dice no, c'era un contratto proprio scritto che lui, tutto si è rimasto tutto bloccato così. Non lo so.